Michele Traborelli, com'è nato questo tuo forte amore per la musica? Allora, in famiglia io ho mia madre che è musicista, non pianista, fisarmonicista, però avevamo un pianoforte a muro a casa e quindi da quando ero piccolissimo, mi mettevo lì per gioco, ovviamente senza particolari competenze, e poi piano piano con i suoi insegnamenti e poi ho proseguito con il conservatorio e quant'altro sono arrivato dove sono fatto. E come mai hai scelto proprio il pianoforte come tuo strumento? Cosa c'è di speciale secondo te? Beh, allora è stata una casualità, perché appunto l'avevo in casa, però con il tempo mi sono reso conto, anche perché ho suonato altri strumenti come il clarinetto e quant'altro, mi sono reso conto che è uno strumento completo che ti può regalare davvero particolari emozioni e quindi è uno strumento veramente bellissimo dal mio punto di vista. Sappiamo che tu hai anche partecipato a diverse competizioni, com'è andata? Beh, per fortuna e anche grazie al tanto lavoro, sono andate molto bene, competizioni internazionali, anche nazionali, quindi sono molto soddisfatto e spero di continuarla ad essere ancora nel futuro. A proposito, per il futuro, quali sono i tuoi progetti? Beh, il futuro è sempre un po' incerto, sicuramente continuerò sulla strada della musica, del pianismo. In questo senso, e spero di continuare a fare concerti, esibizioni e concorsi. E come penso io, non c'è mai limite al meglio, quindi sempre più in alto è quello a cui sto puntando adesso. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille.